Carissimi amici e amiche, bentornati. Siamo in una nuova puntata del ciclo di Catechesi su Tenera Amata, che è giunto a un momento abbastanza focale, importante. La volta scorsa ci siamo lasciati con un finale un po' da brivido, da suspense, nel senso che abbiamo terminato la nostra conversazione proprio alla fatidica domanda: che cos'era morte? Perché abbiamo visto che come Tenera Amata spiega a Riccardo, questa è una cosa che certamente non dico sconvolge, ma in qualche modo ci porta a rettificare alcune nostre convinzioni. Diverse ne sono rettificate dalla lettura di questo testo, per esempio la nostra percezione del rapporto della nostra anima con il nostro corpo. Comunemente si pensa che con la morte l'anima esce dal corpo e quindi è finito il suo contatto, diciamo così, con la corporeità fino al giorno della risurrezione della carne. E questo è vero in parte, come abbiamo già introdotto la volta scorsa e come adesso sarà spiegato ancora meglio, perché è vero nel senso che la morte è un fatto reale e quindi certamente l'anima si stacca dal cadavere, e che il cadavere rimane cadavere fino al giorno del giudizio universale. Questo è indubbio. Quindi il post, per quanto riguarda il momento della morte, almeno per quello che riguarda lo scorrere del tempo, non c'è. Il fatto è che esistendo l'eternità creata, e come sappiamo l'anima non cessa di animare ininterrottamente ciascuna delle fasi corporali da quando siamo cellula uovo fino a quando siamo morti. E quella cosa non è qualche cosa che termina nel tempo, perché termina nel tempo di questa dimensione, ma viene custodita nella quinta dimensione, nell'eternità creata. E conseguentemente la morte non fa cessare questo tipo di legame dell'anima con il corpo. Quindi questo certamente è un concetto inedito, perché altrimenti, capite, non contrario affatto alla rivelazione, perché non si pone in dubbio il fatto che c'è una separazione dell'anima dal corpo e che quindi c'è poi una glorificazione del corpo e un trionfo di Cristo sulla morte anche di noi uomini attraverso la risurrezione. Quindi il cadavere che cessa di essere tale e c'è questa perfettissima riunione dell'anima con il corpo che poi proietta nella vita del mondo che verrà, quindi nella vita dei beati risorti. Però c'è questo elemento che è nuovo entro certi limiti, che è semplicemente una presa di coscienza, cioè il fatto che il tempo che trascorre e che a noi sembra che trascorre perché per essere depositato nell'oblio, perché vediamo, ci siamo detti tante cose, sto facendo un pochino di riassunto di tutte quante le puntate precedenti, noi vediamo sempre soltanto l'ultima carta del mazzo, ma le altre carte sono lì. E dalla morte in poi cessa quello che verrà dopo, ma non cessa quello che verrà, che è stato prima, che non può cessare di essere. Salvo il fatto, anche questo l'abbiamo visto, che non si tratti di peccati, che il peccato, filosoficamente parlando, anche questa non è una cosa che lascia stupiti, perché filosoficamente parlando, scusate se faccio queste piccole digressioni introduttorie, ma filosoficamente parlando, il peccato è il non essere. Ecco perché uno potrebbe dire: ah, ma no, nostro Signore Gesù Cristo è diventato uomo, ci ha condiviso in tutto eccetto il peccato della nostra condizione umana. Ma il peccato non è cosa che fa parte della nostra condizione umana. Cioè noi siamo impastati con il non essere. Adesso non voglio fare nemmeno una lezione di filosofia che ci porterebbe via troppo tempo. Perché il peccato è il non essere? Perché il concetto stesso di male e di peccato, questo lo spiega benissimo San Tommaso d'Aquino, si esplicita nel termine di privazione, cioè il male non ha la possibilità di essere definito in se stesso come il bene,
ma si definisce soltanto in relazione al bene di cui è privazione. Il male è sempre una qualche forma di privazione di bene. Se provate a pensarci, non è difficile arrivarci. Essendo quindi privazione di un qualcosa, quindi un meno, diciamo così, il meno non c'è. Sapete che i numeri negativi esistono soltanto, per carità, come possibilità e come immaginario, no? Ma nella realtà concreta, reale che noi viviamo, cioè se io prendo questa Apple Pencil, dico questa è una Apple Pencil, ma posso io concepire meno una Apple Pencil? No. Cioè, la posso concepire un numero negativo soltanto come ente di ragione, direbbero i filosofi classici, non come ente reale. Appunto perché è un qualche cosa che è un meno, è una privazione. Allora, teniamo presente tutte quante queste cose, per inquadrare bene il contesto, in cui proseguiamo la nostra lettura, perché. Sapete che non spetta certamente a me dare giudizi definitivi su questa cosa, no? I giudizi definitivi su queste cose li darà la Chiesa. Tenera amata, non ricordo se l'abbiamo già incontrato o se lo incontreremo, afferma che le peculiarità delle cose che lei rivela in questo testo verrà l'ora in cui faranno parte del magistero della Chiesa. Autentico, eh? Vedremo chi vivrà, vedrà, no? Nel frattempo il mio compito di povero prete, di sacerdote, è comunque, altrimenti io non, come dire, non farei, non avrei mai fatto un ciclo di catechesi di questo genere, se pensassi in coscienza che ci sia anche una virgola che possa mettere in discussione un dato oggettivo e rivelato. Chi mi conosce lo sa, mi farei tagliare non solo la mano, il piede o cavare l'occhio, come dice Gesù nel Vangelo, no? Ma il corpo intero, piuttosto che andare ad affermare una sola cosa che sia contraria o a un dogma o a una verità di fede definita. E se lo dovessi fare, perché purtroppo dobbiamo mettere in conto anche questa miseria, lo farei certamente non con piena avvertenza né con deliberato consenso, assolutamente, quindi non rendendomi conto che una cosa che sto dicendo dovesse contraddire qualcosa di questo, quindi questo sia ben chiaro, questo lo posso affermare in coscienza con una certa serenità. Detto questo, riprendiamo la lettura che ho già chiacchierato troppo. Allora, ci siamo lasciati con questa fatidica domanda. Allora, che cos'è la morte? E risposta: la morte non consiste nella distruzione dell'uomo. Lungi dai piani divini che la morte sia il naufragio totale. Non dimenticare che ogni essere perdura senza fine da quando entrò nell'esistenza. Perciò osservi in questo paratempo del passato il tuo corpo infantile, così come i corpi viventi delle persone che stanno nel salotto. Già sai, ha spiegato prima, che vivono in un'altra onda temporale, diversa dalla frequenza del tempo ordinario della Terra. Ciò che muore, attenzione, è unicamente il suo cadavere, che come lascia di essere un organismo, si rende incapace di ritenere l'anima. E questa allora si va separando dall'ultima fase di sviluppo biologico a cui giunse quel viatore. Ripeto, si va separando dall'ultima fase di sviluppo biologico a cui giunse quel viatore. Perché questa tappa, l'ultima, entra nel processo irreversibile di putrefazione, che è proprio la quiditas della morte corporale. Attenzione, noi sappiamo per esempio che il nostro Signore Gesù Cristo è morto veramente, non per scherzo, eh? L'anima di nostro Signore Gesù Cristo, lo spiega benissimo San Tommaso d'Aquino, si è staccata dal suo cadavere. Sia il suo cadavere che la sua anima,
spiega sempre San Tommaso, non hanno perso l'unione ipostatica con la seconda persona della Santissima Trinità, ma il corpo, il cadavere di Gesù, è rimasto per 40 ore circa senza anima, se no sarebbe morto. Non sarebbe morto. Attenzione, la Madonna cosa disse alle tre fontane 3 anni prima del dogma dell'Assunzione? Testuali parole: il mio corpo non poteva morire e non morì, non poteva marcire e non marcì. Voi sapete che Pio XII non ha voluto dirimere volontariamente la questione sul fatto se la Madonna fosse o non fosse realmente morta. Io altro ho avuto modo di dire la mia opinione, ce ne sono diverse e al momento tutte quante lecite, appunto perché il dogma non ha voluto dirimere questa questione. In ogni caso una cosa è certa: sia chi pensa come la scuola francescana che la Madonna è morta e poi è risorta al terzo giorno per condividere in tutto e per tutto la sorte di suo figlio pur non meritandolo, non potendo morire perché era senza peccato, sia invece chi pensa, come il sottoscritto, che la morte della Madonna non fu una morte vera, ma fu un sonno estatico da cui il terzo giorno, e qui salviamo il terzo giorno, uscì l'anima di Maria dall'estasi e quindi rientrò in pieno possesso del suo corpo, in ogni caso, sia nell'una che nell'altra posizione, rimane un minimo comune denominatore. Il corpo della Madonna non poteva marcire, perché il marciume, la putrefazione, è proprio, come dire, la conseguenza diretta del peccato che purtroppo ci portiamo dietro. Tutti quanti in Adamo abbiamo peccato, tutti quanti abbiamo commesso dei peccati. Il peccato, cosa dice San Paolo? Produce la morte. E morte significa putrefazione, significa disgregazione, significa dissoluzione. Quello che Tenera Amata ci dice è che questo non tocca la persona integrale, ma tocca l'ultimo stadio, l'ultima fase di sviluppo della sua esistenza. Quindi proseguo. Tuttavia, l'anima non si rende indipendente dall'organismo integrale. È impossibile che questo accada. Cioè dall'insieme di stadi corporali del passato e degli spazi, tempi corrispondenti degli atti di esistenza ormai trascorsi. Sapete che la definizione cattolica di anima razionale, San Tommaso d'Aquino dice che l'anima è la forma sostanziale del corpo. Adesso qui dovrei fare un'altra lezione di ontologia, quindi ci imbarchiamo in cose, ma fate un atto di fede e poi eventualmente approfondite o chiedete a qualche professore di filosofia che conosca bene la metafisica. Dire forma sostanziale, cioè la forma sostanziale, non si può staccare dalla materia di cui è forma sostanziale. È impossibile. Ecco perché la morte, comunque sia il distacco dell'anima dal cadavere, è di per sé un fatto completamente innaturale. Ed è appunto quella violenza, quel turbamento introdotto nella vita dell'uomo a causa del peccato, e ce la fa comprendere tutta quanta la sua assoluta gravità. Quindi l'anima non si separa, non si rende indipendente dall'organismo integrale e dall'insieme degli stadi corporali del passato e degli spazi e tempi corrispondenti agli atti di esistenza ormai trascorsi. Tutto ciò costituisce l'uomo totale che perdura vivo sempre nella sfera della quinta dimensione. Ma capite questo che bello che è? Questo veramente che bello per chi raggiungerà il porto dell'eterna salvezza. Perciò l'uomo continua ad essere uomo prima della morte, nella morte e dopo la morte. E ti ho già detto che il pericolo di morire, così come l'opportunità dei cambiamenti e la possibilità di fare atti di esistenza, si presenta soltanto nello spazio-tempo dell'istante attuale. Cioè,
Diciamo, io non sono morto per ora, d'accordo? Potrei morire durante la diretta, se mi prendo un ictus, mi viene un colpo, d'accordo? Ma in ogni istante che trascorre, come dire, si rende attuale, in ogni istante che trascorre, il pericolo di morire. A questo proposito, ecco qui è bellissima attenzione, non dimentico il mio stupore quando immediatamente dopo la morte reale, attenzione, nel comparire in giudizio, quindi vedete come si muore immediatamente come scrive San Paolo, lettera agli ebrei, si va al giudizio particolare. Contemplai la fila interminabile dei miei corpi, dei miei atti di esistenza nei loro rispettivi spazi e tempi. Qui, se mi posso collegare, ciclo di catechesi sui novissimi, che riprenderà, se Dio vuole, mercoledì prossimo. E che cosa siamo detti? Che cosa accade nel giudizio particolare? La luce di Dio ci prende e noi rivediamo tutta la nostra vita in ogni minimo dettaglio alla sua luce, come la vede lui. Questo è il giudizio particolare. È una presa di coscienza soprannaturale, illuminati dalla sua luce, di quella che la nostra vita è stata. E lì non è, cioè, mentre adesso qui un sacco di cose ci siamo dimenticati, no? Io non lo so che stavo facendo 10 anni fa a quest'ora. Non mi ricordo manco che stavo a fare 4 giorni fa a quest'ora, figuriamoci che la vecchiaia avanza, ahimè. Ma nel giudizio particolare, non solo 10 anni fa a quest'ora, ti rivedi tutto nei minimi dettagli. E tra l'altro, stando dinanzi a Dio, questa è un'operazione che avviene in maniera che noi diremmo istantanea. Dice, erano come fotogrammi, prosegue, di un film a rallentatore, ma questo sì, realissimi, cioè usa l'immagine del film a rallentatore per farci capire qualcosa di quello che ha visto. Ma mentre non è un film, se noi vediamo un film, capiamo che è un film. Questo non è un film. È come quando Riccardo stava dinanzi a quel bambino che lo vedeva come una cosa strana, cioè come una cosa in parte altra da lui, però non era altro da lui, era lui. Eppure lui però vedeva un'altra cosa. Vedeva se stesso fuori di sé, il suo corpo di bambino. È grandiosa la quinta dimensione. Ovviamente il giudizio particolare è rapidissimo in confronto del tempo dell'orologio, lo dice anche lei, per il fatto che avviene minuziosamente, attenzione, e rigorosamente in paratempi molto lenti. Cioè, quello che ho detto prima, dura un secondo in relazione al tempo che scorre, ma attenzione. Abbiamo imparato anche qui che ci sono i paratempi. Vi ricordate il picosecondo e quanti miliardesimi, milionesimi di miliardesimi di picosecondi, uno su qualche milionesimo di miliardesimo di picosecondo, la frequenza su cui si sono stabiliti Riccardo Teneramata per vivere questa esperienza, no? Quindi, e poi vedremo alla fine che, cioè, lui stava fumando sta sigaretta, d'accordo, sicuramente non sapeva che era peccato, fumarsi la sigaretta, non se la sarebbe fumata. Però quando rientra in sé vede ancora sta sigaretta accesa e qui ci siamo tanto giocati 100 pagine di roba, no? Quindi questo per dire, cioè è istantaneo secondo lo scorrere del tempo nostro, ma qui ci dice Teneramata, il giudizio si colloca in paratempi molto lenti, per cui amici cari, andremo a rivederci proprio nei minimi dettagli la vostra esistenza. Quindi cerchiamo di evitare almeno da adesso in poi di combinare troppi guai, perché quelli poi ce li rivediamo tutti quanti. Tutti quanti avviene minuziosamente e rigorosamente. Vedete come viene ribadita una grande verità della fede divina e cattolica, no? Cioè, noi questa cosa dobbiamo affermarla chiaramente. Il giudizio particolare. E
pur senza evidentemente, cioè noi cerchiamo di vivere come amici del Signore, si spera, ci stiamo provando, non ha detto che ci riusciamo bene, quindi l'amico del Signore non è terrorizzato da questa cosa, però anche l'amico del Signore sa bene che, cioè, che è amico del Signore, ma se il nostro Signore mi fa un'analisi all'infrarossi, ma trova una marea di cose che non funzionano. Molte di più di quanto la mia povera testolina se ne possa immaginare. Sono innumerevoli. E auguro a ciascuno di voi di esserne non convinto, più che convinto. E magari di chiedere ogni tanto prudentemente al Signore che qualcuna di quelle cose che non funzionano e che a Lui non piaccia ce le faccia vedere. Non troppe, non tutte. Perché come disse Gesù a Santa Faustina. Questo però lo ricordiamo ogni tanto. Allora, se conoscessi fino in fondo l'abisso della tua miseria, moriresti di dolore. Questo l'ha detto a Santa Faustina Kowalska, santa canonizzata di Santa Romana Chiesa Cattolica. Non l'ha detta al boss mafioso, il più peccatore che esista, insomma, no? Ecco, per dire. Proseguo la lettura. E non credere, aggiunse con una leggerissima punta di ironia nel suo sorriso, leggendo il mio pensiero, che parteciperei all'eternità solo dopo la morte. No! La morte, attenzione anche a questo, non è il salto dal tempo all'eternità. Dovremmo capirlo già subito perché, se abbiamo capito tutto quello che ci siamo detti fino ad ora. L'eternità creata, anche se non la senti, è già qui e adesso in te e con te. L'eternità creata, noi la stiamo costruendo istante dopo istante, secondo dopo secondo. Quindi sotto questo punto di vista non è corretto dire che la morte è il passaggio, è il salto dal tempo all'eternità. Certo, noi con la morte siamo slegati dall'essere come gli schiavi a remo legati come un chiodo all'istante attuale. Però non è corretto dire che si passa dal tempo all'eternità, perché l'eternità è già qui, l'eternità creata. La stiamo costruendo secondo dopo secondo, atto di esistenza dopo atto di esistenza. Da ciò ne deriva un'ammirabile conseguenza. È meraviglioso che l'uomo, attenzione, qui e nell'aldilà, cooperi realmente col Creatore nella durata senza fine delle cose e nell'evoluzione degli esseri, la quale è moderata nel tempo terrestre, ma eccellente e grandiosa nel cielo. In che senso? Allora, per il semplice fatto di esistere e di operare, dove c'è l'essere, amici cari, c'è Dio. Ma gli atti, come dire, l'eternità creata che riguarderà me, quindi la mia eternità creata, chi è che la sta costruendo? La mia, così come la tua, dico la mia perché si interscambiano, chiunque ascolta può dire la mia. La stai costruendo tu. Cioè, stasera sto facendo sta catechesi, no? Per esempio, potrei stare a fare altre 100.000 cose differenti. Ma alle 21:59 di venerdì 13 gennaio 2023 sto facendo questa cosa. Questa, cioè questo tempo, questo rimane nell'eternità. Perché se in questo tempo, come spero, non dico corbellerie o eresie grossi quante una cosa, cioè faccio peccati mortali, quindi non, spero di no, questo rimane. Questo rimane. E come rimane? E rimane così come, certamente con l'aiuto della grazia, perché io non è che sto, cioè noi non siamo da noi stessi il principio del nostro essere, è Dio che ci ha creato, è Dio che ci mantiene nell'essere, è Dio che ci sostiene con la sua grazia, certamente, però poi c'è anche la nostra personalità, c'è anche la nostra volontà, no? C'è anche quello che noi andiamo costruendo istante dopo istante, e quindi attenzione, che quello che io costruisco istante dopo istante, attenzione, capiamo bene, tenera amata. L'eternità creata mia, più avanti lo spiegherà meglio,
non sarà soltanto diletto per me nell'altro mondo, ma sarà diletto anche per altri. Perché vi ricordate, tutte quante le innumerevoli fiamme d'amore, relazioni di amore che Dio ha disposto tra me e moltissime persone, che magari qualcuna, come fu il caso di Tenera Amata e di Riccardo, l'ho vista per 3 secondi e non l'ho vista più. Se io vado in paradiso, quindi raggiungo la salvezza e mi porto dietro la mia eternità creata, questo sarà godimento e diletto per tanti. A differenza che se io vado dannato, vado a fare danni non solo a me, ma anche ad altri. Lo vedremo più avanti come riprende Tenera Amata questo concetto. E in questo senso però capiamo quindi, nell'agire su ciò che ti circonda, sei coautore col nostro Dio dell'eternità creata, perché nel grande magazzino dell'eternità creata, dove ci sono gli spazi, i tempi e gli atti di esistenza di tutti gli esseri che sono stati, sono e saranno, ci stanno pure i miei. Ci sono pure i tuoi, c'è niente da fare. Chiunque tu sia, puoi essere anche la persona più insignificante dell'universo, non dico del mondo, ma ci stanno anche i tuoi. Nessuno, come dire, agli occhi di Dio, sotto questo punto di vista, è un X, un pinco pallino. Non esiste una cosa del genere. Il che aumenta notevolmente, dice Tenera Amata, la tua umana responsabilità davanti a Dio e anche davanti al prossimo. Perché se vai a fare qualche pastrocchio, qualche guaio, non fai danno solo a te. Anche questo è entrato già nella dottrina della Chiesa. Basta leggere, per esempio, quella bellissima lettera di San Giovanni Paolo II, anzi era un'esortazione post-sinodale, che era Reconciliatio et Penitentiae, dove spiega per esempio la dimensione sociale del peccato. Se io faccio un peccato anche solo di pensiero, io non faccio male soltanto a me, se è peccato mortale, che ne so, faccio un pensiero impuro consentito, quindi perdo la grazia e mi devo confessare. E poi finisce lì, non finisce lì manco per niente. Perché un peccato anche solo di pensiero non offende solo Dio, ma ferisce il corpo che è la Chiesa. Fa del male in me, ma anche intorno a me. Quindi comprendiamo anche la necessaria responsabilizzazione che dobbiamo avere dei nostri atti e delle nostre azioni. Proseguo la lettura. Tenera Amata, perché l'anima non si rende indipendente dai suoi corpi anteriori al decesso? Risposta: perché sono vivi, perché non sono entrati in putrefazione e perché sono immortali. Cioè, allora, io adesso sono vivo. Se non muoio tra un secondo, così capiamo meglio, così anche chi vede il video, il mio corpo unito alla mia anima di adesso è perfettamente vivo. C'è il cuore che batte, c'è il sangue che scorre. C'è l'elettroencefalogramma che spero non sia piatto, perché altrimenti cioè, c'è tutta quanta l'attività vitale, ci sono i muscoli che si muovono, i nervi che trasmettono, c'è tutto, c'è. E dentro il mio corpo adesso c'è la mia anima, eh? Non ci piove su questo. Com'è che l'anima non sia indipendente? Questo corpo è vivo, non è un cadavere. E quello che sto scrivendo, cioè, se uno vuole ricordarsi, dai, vogliamo fare una bella poesia, dai, per chi ha visto il film Il Gladiatore, il capolavoro di Ridley Scott, dai, vi ricordate cosa dice il generale Massimo? Fratelli, ciò che facciamo nel tempo riecheggia nell'eternità. Lui lo dice certamente in riferimento agli atti eroici che avrebbero poi dei, come dire, dei fulgori e delle conseguenze eterne. Ma questo è verissimo. Cioè, che ciò che facciamo nel tempo riecheggia nell'eternità, parentesi creata, non solo riecheggia, ma la va a costituire istante dopo istante.
E allora Riccardo dice: vuol dire che il mio corpo di bambino è già in perituro? Risposta: ma certo, per il bene, attenzione, o per il male, non morirà mai. Insisto che il pericolo di morte si trova soltanto nell'istante attuale, che è anche l'unica opportunità dei cambiamenti basilari, ma una volta che è trascorso lo spazio-tempo del momento presente, il decesso è impossibile, non può accadere nessun fenomeno naturale, sarebbe irrealizzabile la putrefazione. Capiamo quello che sta dicendo, no? Cioè, quello che è successo 2 secondi fa non potrà mai morire, nel senso che noi conosciamo il termine morte, non potrà mai cadere in putrefazione, semplicemente perché è stato. Stop. In ogni istante c'è il pericolo di morire, ma fino a quando non arriva quel momento fatidico che arriva all'ultimo istante della nostra esistenza e che moriamo veramente, tutto il resto permane. E cosa c'è? C'è soltanto, riprendo la lettura, persistenza vivente nell'eterno magazzino del tempo trascorso. Tuttavia, l'immutabilità non è assoluta, perché nell'ambito dell'eternità creata vigono alte frequenze del tempo differenti dal ritmo temporale della Terra, come ad esempio il paratempo in cui oggi ci siamo situati. In essa avvengono moltissimi fenomeni di ordine soprannaturale oppure di natura diversa dai cambiamenti fisici e chimici che tu conosci. Qui chiaramente non possiamo noi capire perfettamente quello che lei sta dicendo. Possiamo prendere atto di quello che dice. Cioè, noi in questa vita terrena conosciamo soltanto il tempo che scorre al ritmo dell'orologio, cioè il secondo, l'istante attuale. Ma come è chiaro già da quello che è accaduto all'inizio di quest'opera, esistono dei ritmi temporali, delle frequenze temporali diverse e molto più piccole di cui noi non abbiamo la minima percezione in questa vita. In questa vita. Il problema è che quando usciremo da questa vita, quindi quando ci staccheremo dal cadavere, capite che sotto questo punto di vista, beata sorella morte, d'accordo? Per chi muore nel Signore, è un momento di liberazione. Allora, noi potremo rivivere non soltanto gli istanti attuali della nostra vita terrena, ma anche tutte quante queste misteriose frequenze differenti dal ritmo temporale della Terra, in cui a mia insaputa, anche ora, avvengono fenomeni di ordine soprannaturale, moltissimi, e anche di natura fisica o chimica, diversi da quelli che noi conosciamo. Il decesso consiste nella corruzione dell'ultimo involucro corporale, il quale diventa cadavere nel sopraggiungere la decomposizione della materia organica. Questo lo sappiamo tutti quanti, credo. Ma le cellule vive dei corpi anteriori? Le cellule del mio corpo adesso, amici miei, sono vive, non sono morte. Cioè, quelle dell'organismo totale sono vive nell'eternità creata anche le mie cellule di bambino, perché io non sono morto a 3 anni. Io ce n'ho 51 e sono ancora vivo. Quindi le cellule vive dei corpi anteriori, cioè quelle dell'organismo totale, questa è la grande rivelazione, che noi, una delle grandi cose, continuano ad essere rette dalla mia stessa anima che ho adesso nei loro spazi-tempi corrispondenti. È chiaro che il corpo del mio bambino di 3 anni sta nello spazio-tempo corrispondente che va dal 74 al 75. 1974-1975. Continuano e continueranno a vivere dovuto all'eternità immanente di ogni essere.
Riccardo prosegue. Scusami se insisto. Io vedo il mio corpo di bambino, sì, ma il mio corpo di adolescente e tutti gli altri? Risposta. Non li vedi? Perché non stanno vivendo nell'istante attuale. Vivono nella quinta dimensione in onde temporali che non sono quelle dell'orologio e dell'almanacco e in spazi-tempi differenti da quelli che stiamo operando. Ci stiamo cominciando a capire qualcosa? È chiaro, no? Cioè, il mio corpo di 14enne mica è vivo adesso, nell'istante attuale, 13 gennaio 2023, ore 22:11. No, il mio corpo di 14enne era vivo nell'istante attuale, per quanto riguarda il tempo, dal 1985 al 1986. Ma adesso, anche adesso, continuo a vivere, anche se io non lo so, non ne sono consapevole, in onde temporali che non sono quelle dell'orologio e dell'almanacco, in spazi-tempi differenti. Tenera amata aggiunge da quello che stiamo operando, perché loro erano entrati in un paratempo per andare a raggiungere uno spazio-tempo, quale quello di Riccardo Bambino, per poter metterlo in comunicazione, l'adulto col bambino. Sicché nella morte, riprende Riccardo, non si separa l'anima, l'anima non si separa dal corpo? L'anima si separa dal cadavere, risponde Tenera Amata. Perciò si dice anima separata. Per cui dice, no. Tenera Amata contraddice la dottrina della Chiesa, dice che ci stanno le anime separate. Ci stanno le anime separate? Come? Perché la separazione dal cadavere non è mica, non è mica, non è, cioè, non è mica una fantasia, cioè un morto è morto, Cioè, capite che vale sempre il principio che contra facta ratio non valet. Cioè, uno che stava dinanzi a un cadavere, io ci sono stato tante volte dinanzi a cadavere, sono prete, quindi se tante volte sono andato bene di una salma, io ho visto anche il cadavere di mio padre e di mia madre. Che sono morti, so, cioè se tu li puoi, cioè non hanno più vita, quindi non è una apparenza, è un fatto reale. Quindi l'anima è certamente separata da quel corpo, senza nessun dubbio, ma non si rende indipendente, bellissimo questo termine, no? Non si rende indipendente dalla materia viva dei suoi corpi anteriori. Ce lo siamo detti 400 volte, lo ripeto ancora. Io adesso sono vivo, non sono morto ancora. E quindi la mia anima dove sta adesso? Sta qui. E siccome, come abbiamo già visto i grandi scienziati, nulla si crea da se stesso, ma lo crea Dio. Nulla si distrugge, ma tutto si trasforma. Cioè, questo tempo non può cessare di essere, ma in questo tempo il mio corpo è animato dalla mia anima. Chiaro? Allora, qui non, cioè, non si tratta nemmeno di fare tanto un discorso di fede, eh. Se uno capisce, questo è logica ferrea questa qui, eh. Non è fede, è logica. Ma non si rende indipendente dalla materia viva dei suoi corpi anteriori, già che essa perdura eternamente vivente nella grandiosa bottega del tempo passato. Nella morte, l'anima, insieme col suo organismo totale, si separa dal cadavere. Di conseguenza, non esistono anime, attenzione, isolate dal loro corpo totale. Ricordate il concetto di organismo totale, non di corpo totale. Le fasi dell'esistenza, no? Che possono essere 5, 6, 7, 8, a seconda dell'età in cui uno arriva. E l'anima è anima di tutte, diciamo così, le fasi temporali dell'esistenza terrena, di tutte. L'anima e l'organismo intero sono consustanziali.
e perciò inseparabili. Dire consustanziali è la stessa cosa che dire, con San Tommaso, che l'anima è la forma sostanziale del corpo. Dal concepimento ogni uomo rimane vivo e continua sussistendo dopo la morte per il semplice motivo che non è morto. La corruzione è soltanto della salma, ma non tocca il corpo anteriore al momento del trapasso. Non è tanto difficile da, cioè, sembra difficile da capire. Ma se uno ci pensa bene, così tanto difficile non è. Allora, invece di vivi e di morti, quello che c'è è liberi e prigionieri, dice Riccardo. Risponde Ramada. Qualcosa del genere. Sì, qualcosa del genere. Pensa adesso che tragica confusione si fa tra il corpo integrale e il cadavere. Il processo della morte reale incomincia in un preciso momento, non prima. Malgrado questa semplice constatazione, vedete cosa dice? Questa è una constatazione. Cioè, che uno muore in un momento preciso, e non è morto prima, non è che ci vuole la fede per dirlo, no? E quindi quello che c'era prima, che fine ha fatto? Cioè, malgrado questa semplice constatazione, cioè che il processo della morte reale incomincia in un preciso momento, ma non prima, ti inganna crudelmente la testimonianza dei tuoi sensi. Tu vedi un cadavere, vedi che non parla più, non si muove più, e quindi finito. È un vero peccato che tu confonda il passato che non puoi guardare con il presente che stai vivendo. Trasponi senza ragione i dati del presente al tempo passato. Cioè, è morto il cadavere, quindi è morta tutta la persona. E chi te l'ha detto questo qui? Dove sta scritto? Come vai a fare questa trasposizione? Chi te l'ha detto che è così? Giudichi arbitrariamente che la storia sia stata annientata. Ma quando mai? E così logicamente concludi che il passato meno immediato è finito, perché non lo vedi più. E quello immediato lo confondi con l'istante attuale. In questo modo infantile, tu confondi la massa putrefatta del cadavere con l'uomo integrale. Incorruttibile ed eterno, quello che perdura vivente senza fine nella maestosa realtà oggettiva della quinta dimensione. Guardate, questa è tanta roba questa qui, amici. Invito, adesso io sto cercando di fare del mio meglio per cercare di rendere in qualche modo comprensibili, intelligibili questi concetti, no? Però, ecco, mi raccomando, mettiamoci anche del nostro, nel senso che ci riflettiamo sopra, ci pensiamo, perché vale la pena farlo, a mio modestissimo avviso. Il cadavere prosegue la sua corruzione nel trascorso del tempo normale della Terra. Ma come ti ho già detto, la putrefazione non tocca l'essere umano totale anteriore al processo della morte, perché questo organismo non si trova nel rischioso momento presente. Perdura vivente, integro ed immortale, ovviamente senza il suo cadavere, nella sfera dell'eternità creata. Ebbene, non ti pare che la convinzione che i defunti persistono vivi col corpo e l'anima, ma senza il loro cadavere, già immediatamente subito dopo il decesso, abbia la forza di mitigare il dolore dei congiunti davanti al letto di morte dei loro cari? Cioè, provate a pensare se queste nozioni, non so come dire, se queste spiegazioni, se questi concetti, se queste idee
vengono compresi, assimilati e poi diventano, come le chiama Tenenamata, convinzioni pratico-operative. C'è da essere così terrorizzati dinanzi a... C'è da fare quelle scene che si vedono a certi funerali che... Manco le prefiche calabresi, proprio le scene di disperazione assoluta. Questo in larga parte dipende da mancanza di fede, però relativamente a quello che si sta insegnando Teneramata, in parte anche da mancanza di conoscenze. Ripeto, a queste cose, se uno riflette, ci arriva. Queste cose non sono tanto di fede. A mio avviso, sono di logica. Però non ti tranquillizza la certezza morale che tutto perdura, anche se non lo puoi osservare. Per questo ti dicevo che la quinta dimensione è fonte di ottimismo. Dice, è strano che Dio manifesti il mistero dell'eternità creata a uomini di scienza laici, cioè lui, e non a chierici dotti della Chiesa. Ecco qua, attenzione adesso, non c'è niente di strano, risponde Teneramata. I laici scienziati sono anch'essi parte della Chiesa. Riccardo è un credente, non era un miscredente. E che non è un membro della Chiesa? Ti ho già detto che la pedagogia della rivelazione divina è lenta e progressiva. Qui non ci vuole Teneramata, lo è sempre stata lenta e progressiva. Basti pensare a tutta la storia della salvezza, ai temi, migliaia di anni che sono passati, no? Storie su storie. Chi conosce un pochino di storia sacra, di sacra scrittura, capisce molto bene questo, quindi... La pedagogia della rivelazione è lenta e progressiva, d'accordo con la cultura e il progresso cristiano non materialista della società. Le idee che il Signore ti regala che nella tua mente ho chiarito possono sembrare delle novità, ma lo vedrai dal cielo, attenzione, come nel secolo venturo, questo è, questa cosa è venuta alla fine degli anni... del 1900, 1980 se non ricordo male. Nel secolo XXI saranno prese in considerazione dal magistero ecclesiastico. Magistero ecclesiastico. E adesso io sono un povero prete, non sono né un vescovo, non sarò mai né un cardinale né nessuno, no? Questo testo l'ha tradotto Don Pablo Martín. Pablo Martín, anche lui si è messo abbastanza in gioco perché a corollario di questa traduzione ha scritto dei testi molto belli che mi riservo adesso in una puntata probabilmente verso il termine di queste catechesi di illustrare, di presentare perché costituiscono un approfondimento per chi volesse ulteriormente approfondire, no? Certo, un prete non ha nessuna facoltà magisteriale, d'accordo? Nessuna. Insomma, un prete sta nel grado più basso della gerarchia, però il fatto che qualche prete cominci a prendere in considerazione questa cosa, Dio sa, non sia un primo step remoto, no? Però qui dice, nel secolo XXI saranno prese in considerazione dal magistero ecclesiastico queste cose qui. Cioè, in quella considerazione, voi capite, no? I dogmi non cambiano, non c'è nessuna evoluzione del dogma. Come dicevano i modernisti, non cambiano. Però è chiaro che l'acquisizione di cognizioni ulteriori da un punto di vista scientifico in senso buono, non nel senso che ideologico che viene dato oggi la parola scienza, si sciacquano la bocca, eccetera, eccetera, consente al magistero stesso di penetrare meglio e comprendere meglio alcune verità di fede. Non si tratta di farne altre, ma alla luce di ciò che
il progresso buono, non laico scientista, d'accordo, ma buono del sapere, ti consente di prendere in considerazione. Perché Dio non mi permette di vedere la serie di spazi-tempi degli esseri nella meravigliosa quinta dimensione? Chiede Riccardo. Sarà la prima cosa che vedrai nel tuo giudizio particolare. Questo ce l'ha già detto prima. Oggi abbiamo imparato che il giudizio particolare è la visione minuziosa e dettagliata di tutti gli spazi-tempi della nostra esistenza. Tutti, eh? Collocate in paratempi a frequenze molto molto lente, molto molto basse, che ci permettono in ciò che sarebbe l'equivalente di un secondo nel tempo, di rivedere tutta la nostra vita. Spero di essere stato chiaro, mi sto sforzando al massimo, eh? Manca poco! La vita mortale è brevissima, malgrado i mortali si afferrino disperatamente ad essa. Inoltre, il Signore ti ha permesso la bilocazione nel tuo corpo di bambino. È già molto. Grazie grandi. D'altronde, ti annienterebbe la vertigine se dal tuo stato di viatore tu potessi contemplare la maestà dell'eterna realtà oggettiva dell'universo. E qui ritorna ancora, amici miei, il nostro stato di assoluta limitazione. Cioè, fino a quando noi siamo su questa terra, noi siamo limitatissimi, imperfettissimi. Io ho imparato a chiamarlo, stiamo in stato di interdizione. Cioè, chi ha studiato la legge sa, per esempio, che il provvedimento di interdizione nei confronti di una persona che per qualche ragione è poco capace di intendere di volere, è terrificante, è umiliante, perché l'interdetto perde la capacità giuridica, non può fare nulla se non per mezzo di chi ne ha la tutela, che è il tutore. Anche la nostra condizione non è tanto differente da questa, non possiamo fare niente adesso. Chi di voi è capace di porsi in qualche paratempo, andare a gironzolare per l'eternità creata? Alzi la mano. Non possiamo fare niente. O molto molto poco. Possiamo incidere poco nel corso della storia, almeno per quanto riguarda le forze umane, no? Possiamo pregare molto, questo sì, ma che cos'è la preghiera? Appunto, chiedere a Dio che arrivi dove non possiamo arrivare. Non ce la possiamo fare. L'imponente visione del pa tuo passato integro, dice, diminuirebbe la tua libertà umana nel momento attuale, tra l'altro. Ameresti l'Altissimo per interesse e per timore. Sentite che roba. Si ridurrebbe il merito della gloria futura da raggiungere e il nostro Dio non vuole amore di carità per forza. Questo, facciamoci un bel quadretto su questa frase qui e concludiamo con queste parole. Dice, numero uno, la vista imponente della realtà oggettiva dell'universo ti annienterebbe di vertigine, primo. Ecco perché non la puoi vedere. Secondo, dice, accontentati, no? Oh, magari che ti sei bilocato nel corpo del bambino, è tanta roba già questo qui, no? Non ti basta? Lo vedi tutti? Secondo, l'imponente visione del tuo passato integro diminuirebbe la tua libertà umana nel momento attuale. Guardate come il Signore non vuole per nessun motivo che la nostra libertà sia diminuita o menomata. Il più grande garante della libertà è Dio, non dimentichiamolo mai. E se noi siamo figli di Dio, noi siamo i paladini della libertà. E attenzione qui con libertà, perché la libertà non può essere vera se non prevede anche la possibilità di allontanarsi da Dio e di rinnegarlo, perché Dio non vuole l'amore per forza. Dio ci vuole tutti per sé, ma vuole che lo stare con Lui sia frutto di una nostra libera scelta. Prosegue, ameresti l'Altissimo per interesse e per timore. Per interesse perché dice ammazza, se c'è tutta sta roba qui, cioè mi dovete dalla parte sua.
E per timore, perché ti verrebbe un fortissimo timore nel vedere chi è colui che è al di sopra di tutta quanta questa roba e cosa rischi nell'allontanarti da lui. Qui noi all'inferno ci dobbiamo credere, amici cari, liberamente. Non ce ne abbiamo la prova incontrovertibile oggettiva. Molta gente dice: se io avessi le prove crederei, ma se avessi le prove, quello non è più fede, dice San Paolo, quello è conoscenza. E il nostro Signore ci mette sotto la fede perché vuole che noi liberamente ci fidiamo e ci affidiamo a Lui. Infine si ridurrebbe il merito della gloria futura da raggiungere, perché è tanto più alto il grado di gloria che noi raggiungeremo, quanto maggiore la fede che abbiamo esercitato. E la fede, come spiega sempre San Tommaso, è tale quando si poggia su realtà del tutto inevidenti. Anzi, che se uno si mettesse a riflettere su quello che è evidente ai sensi, sono esattamente l'opposto di quello che sembra evidente. Ma questo significa che atti di questo genere hanno un grandissimo merito. E la gloria futura si raggiunge in forza dei meriti e i gradi di gloria crescono o diminuiscono a seconda della crescita o della diminuzione dei meriti. Bene, con questo ci fermiamo e tanto per fare un'altra fine di puntata come la volta scorsa, la prossima volta cominceremo col fatto che Tenera Amata ci racconta che cosa ha visto vedendo il suo funerale. La prossima volta vedremo questo. Una santa serata a tutti e che Dio vi benedica e la Madonna sempre vi protegga.